Tragedia nei boschi tra Agnone e Capracotta. Bruno Pallotta, allevatore di 49 anni, è deceduto ieri sera dopo essere precipitato in un dirupo. Complicate le operazioni di soccorso in una zona impervia. Una volta portato su, l'uomo non ce l'ha fatta. Era molto conosciuto. Le comunità altomolisane e di Isernia sono in lutto. Le specialità sanitarie d'emergenza spariranno dal Molise per approdare negli ospedali delle regioni limitrofe. Questo è il punto più grave del piano operativo sanitario del commissario Giustini, che presto sarà all'attenzione del tavolo tecnico romano insieme ai conti del primo semestre 2019. Ma i comitati non mollano e manifestano davanti a Palazzo Vitale. Operatori del trasporto pubblico locale sul piede di guerra, sciopero e protesta sotto il Consiglio regionale. Sono stufi dell'indifferenza delle istituzioni e di essere sfruttati. Non piace il doppio lotto per la gestione del servizio. Presto il faccia a faccia con Niro. Isernia, giunta allargata ai popolari. Da Pollonio sfoglia la Margherita, ma deve fare i conti con le barricate della maggioranza. Ne parlerò con la mia squadra, ha detto a Teleregione. Tutto può ancora succedere. È stato rinchiuso in carcere un 26enne isernino responsabile di una raffica di furti in città. I carabinieri lo hanno arrestato, rimarrà in cella fino al 2022. Infine lo sport, il calcio. Il Campobasso non merita di stare in D. Così Peppe Incocciati, ex bomber di Milan e Ascoli. Il Romagnoli ha detto, mi ricorda la giovinezza quando segnavo tanti gol. Gesué ha confermato Cudini e il tecnico del Vasto Girar di Farina si è complimentato con i suoi. Bentrovati all'ultima edizione del TG di Teleregione. In apertura c'è la cronaca con la tragedia che è avvenuta ieri sera nei boschi tra Agnone e Capracotta. Ha perso la vita Bruno Pallotta, allevatore di 49 anni, molto conosciuto in Alto Molise ma anche a Isernia. Entrambe le comunità sono in lutto in queste ore. L'uomo è precipitato in un burrone, ha compiuto un volo di circa 70 metri, molto complicate le operazioni di soccorso. Quando gli operatori sono riusciti a raggiungerlo, lo hanno portato su, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui. Bruno Pallotta, imprenditore agricolo di 49 anni, è deceduto ieri sera in territorio di Agnone per le ferite riportate dopo la caduta in un dirupo. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe messo sulle tracce, in una zona particolarmente impervia, di una mucca che si era allontanata dal resto della mandria e quindi scivolato in un burrone profondo diverse decine di metri, ma col cellulare è riuscito ugualmente ad allertare i soccorsi, lamentando forti dolori alla gamba. Dopodiché il suo smartphone non ha più dato segnali. Immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno iniziato le ricerche anche con l'ausilio di un elicottero del 118 provenuto da Pescara. Il velivolo però, col sopraggiungere del buio, è rientrato in Abruzzo, non essendo abilitato al volo notturno. Bruno Pallotta è stato localizzato solo in tarda serata con i vigili del fuoco ed il soccorso alpino, che hanno iniziato complesse operazioni di recupero del ferito. Intanto all'ospedale Cardarelli è stata allertata un'equipe per un eventuale intervento chirurgico d'urgenza. L'imprenditore di Capracotta però non ha mai raggiunto Campobasso, poiché le sue condizioni si sono aggravate, forse a causa di importanti lesioni interne. Il suo cuore ha smesso di battere mentre i soccorritori tentavano disperatamente di tenerlo in vita. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale veneziale di Isernia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno i carabinieri di Agnone a dover ricostruire questa assurda tragedia che ha strappato alla sua famiglia un lavoratore infaticabile. E sono momenti di apprensione questi per Solomon, un ragazzo del Ghana di 24 anni che è in Molise da 7 anni, vive a Campolieto dove è stato accolto da tutta la comunità. Da alcuni giorni di lui non si hanno più notizie, sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, della protezione civile, delle forze dell'ordine. L'ultima volta è stato visto a Castellino sul Biferno. Gli operatori, dopo aver scandagliato palmo a palmo il paese, stanno battendo tutte le zone attorno al piccolo comune. Solomon, dopo un periodo in un centro d'accoglienza, aveva acquistato una piccola abitazione a Campolieto grazie ai risparmi che aveva messo da parte lavorando. Improvvisamente la scomparsa. In casa è stata trovata danneggiata una finestra e la porta era socchiusa. Questi aspetti lasciano ipotizzare una fuga in tutta fretta da parte del 24enne. Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente i carabinieri.
Parliamo ora di sanità. Il piano operativo giovedì sarà all'attenzione del tavolo tecnico romano. Quasi tutte le specialità d'emergenza, secondo quanto redatto dal commissario Giustini, saranno spostate negli ospedali fuori regione. Davanti a Palazzo Vitale questa mattina la protesta dei comitati. Se è vero come è vero che il fabbisogno di salute dei molisani è imperniato essenzialmente sull'assistenza ai malati cronici o anziani e sull'intervento salvavita in caso di ictus, infarto o politrauma conseguente per esempio a un incidente stradale, è altrettanto vero che il piano del commissario della sanità Angelo Giustini sposta essenzialmente la risposta a questo fabbisogno nei casi più complessi di sicuro fuori dal Molise. L'unica rete tempo dipendente che sembra restare dentro i confini è quella cardiologica. Termoli e Isernia, presidi di base, c'è da sciogliere il dubbio sull'emodinamica del San Timoteo, che il programma operativo di Giustini e della Sub Grossi mantengono a Termoli, ma che invece il piano della rete ospedaliera abruzzese punta a spostare a Vasto, in virtù di una paventata disattivazione a Termoli, su cui qualcuno dovrebbe dare spiegazioni. A Campobasso il DEA di primo livello, con la chirurgia vascolare, la Gemelli Molise S.P.A. che entra nella rete per le sue competenze di cardiochirurgia. Sorte diversa per chi venisse colpito da un ictus. Se ischemico, il riferimento è la stroke unit che effettua la trombolisi in fase di trasferimento in queste settimane al Cardarelli. Ma neanche il tempo di gioire per quella che è stata una conquista di civiltà, visto che il Molise era l'unica regione d'Italia a non somministrare il trattamento trombolitico fino a dicembre 2018, perché il piano di Giustini chiarisce che i casi più complicati andranno al Rummo di Benevento, che ha una stroke di secondo livello. Al Rummo pure gli ictus emorragici che arriveranno al pronto soccorso di Campobasso, agli ospedali riuniti di Foggia, quelli trattati in emergenza a Termoli, il Neuromed resta riferimento solo per gli ictus afferenti al veneziale di Isernia e per i traumi cranici gravi. Gli altri politraumi saranno trattati, sempre quelli che richiedano il livello massimo dei reparti, al Cardarelli di Napoli, nel caso si tratti di bambini, al Santo Bono. Infine la rete materno-infantile. Punti nascita a Campobasso e Isernia. Quello di Termoli scompare definitivamente. Viene gestito in collaborazione col San Pio di Vasto. In parole povere, è quello del San Pio di Vasto. Il caracciolo di Agnone, è naturalmente ufficiale, diventerà una struttura di comunità, come sono già Venafro e Larino, in più avrà soltanto l'elisoccorso. Ha ben poco di regionale il servizio sanitario che venne fuori dalla bozza di piano operativo 2019-2021, consegnato ai ministeri e da cui riceverà probabilmente l'ok, essendo la fedele interpretazione e applicazione dei parametri del decreto Balduzzi. Molto meno di quello che il tanto contestato piano straordinario 2015-2018 aveva mantenuto. A proposito, nemmeno l'elitrasporto sarà autonomo. Per il DM70, il decreto Balduzzi, dobbiamo arrangiarci in accordo con le altre regioni, in pratica con l'Abruzzo, che metterà a disposizione eliambulanze dalle basi di Pescara e L'Aquila. È una bozza e la rassicurazione che evidentemente dalla struttura commissariale hanno fatto filtrare ai comitati che protestano davanti a Palazzo Vitale sono arrivati da Termoli, Larino e Isernia. Senza l'ok del Consiglio regionale non passerà un'altra ricostruzione. Peccato che il Consiglio regionale, per legge, non abbia alcun potere di intervento quando la regione è commissariata. Cosa significa che lei si è arreso? No, assolutamente, cioè la bandiera bianca è prima di tutto per testimoniare che il comitato in seno a problema, infatti io sono venuto con il comitato in seno a problema qui a lottare, a protestare a Campobasso, è un comitato libero da schieramenti politici, quindi tutti dovrebbero partecipare. Noi siamo venuti infatti in delegazione da Isernia, perché in effetti siamo pochi, non è stato proclamato uno sciopero generale da permettere poi a tutti, anche a coloro che lavorano, di venire qui con noi a Campobasso. La bandiera bianca potrebbe essere anche simbolo della protesta contro i colletti bianchi, oppure qualcuno mi aveva detto di mettere anche qualche macchiolina di rosso, cioè di vernice rossa, per testimoniare il sangue che i cittadini molisani stanno dando per questa regione, e chi invece difende a spada tratta, europarlamentari che difendono a spada tratta Toma e la sua giunta regionale, dicendo addirittura che loro non vogliono essere i becchini di questa regione. Commissario, avete chiesto un incontro? Con la speranza che conceda questo incontro, perché mi pare che certi commissari assumano atteggiamenti militareschi rispetto a queste esigenze diffuse, sentite, che stanno facendo soffrire la povera gente molisana. Chiudono interi reparti, si allungano le liste di attesa per ottenere
delle indagini diagnostiche, si elevano persino i ticket per la povera gente, insomma, e c'è un completo silenzio. Non si riesce a scalfire questo muro di silenzio rispetto a un piano operativo sanitario che, a detta di Giustino, è una bozza, ma che comunque lui assolutamente non ha intenzione di rivelare. Noi ci chiediamo a nome di chi e per conto di chi ha fatto questa bozza. I cittadini, a cominciare dai cittadini di Senia, hanno tutto il diritto di sapere, insomma, che fine faranno i nostri ospedali, che fine farà il servizio sanitario regionale. Lei sta cercando un volontario automunito per accompagnare paziente oncologico da Isernia a Campobasso. È una protesta nella protesta, quella dei più deboli. Purtroppo questa è la verità, questo che è scritto qua è la verità. Perché io mi sono prima trasferito dal paese a Isernia per poter fare queste cure, perché sono cure che mi durano una settimana. Quindi ogni mese per una settimana io devo andare all'ospedale e fare questa chemio, oltre poi vabbè, i controlli. E poi arrivo a Isernia, prendo un appartamento e dopo 3 mesi vengo a sapere che l'ospedale chiude, cioè l'oncologia chiude, a parte gli altri reparti, chiude l'oncologia. Dico, che cosa ho fatto? Cioè adesso che faccio? Mi sposto e me ne vado a Campobasso, perché io macchina non ne ho, non ne posso guidare per motivi di salute, sono da solo, e cioè chiudono l'oncologia, se io sto male dove vado? Lei ha chiesto di portare la protesta a Roma perché ritiene che qui nel Molise ormai ci sia poco da fare? Perché ormai è stato detto tutto. Io adesso naturalmente parlo per Termoli perché sono sul posto, quindi sono più al corrente, ma a livello di concretezza non è stato fatto nulla, anzi è tutto fermo perché comunque si vuole arrivare all'udienza di merito di aprile con nulla di compiuto e di conseguenza verrà chiuso il punto nascita, ma poi non è solamente una questione del punto nascita perché verrà chiuso il consultorio, sta morendo proprio il nosocomio per la carenza di personale, vengono banditi i concorsi per le assunzioni ma non vengono formate le commissioni di valutazione, cioè sono tutti giochini per lasciare le cose così come stanno in modo da far morire nel silenzio generale la situazione. Il Comitato San Timoteo di Termoli definisce le conseguenze del piano operativo sanitario un disastro annunciato. Intanto la rete della sinistra mette in guardia i cittadini di Termoli, appunto, e li invita a scendere nuovamente in piazza per salvaguardare l'ospedale. Il nuovo piano operativo sulla sanità è quello che prevede per l'ospedale San Timoteo di Termoli e tutto il Basso Molise. Nuvole all'orizzonte, dissenso dappertutto, tanto che ultimamente si chiama nuovamente alla mobilitazione. Chi per primo ha lanciato l'allarme a Termoli è stato il Comitato San Timoteo, che anche oggi torna a farsi sentire su una vicenda che a suo dire avrà gravi ripercussioni su tutto il territorio. Il lento declino dell'ospedale adriatico incute sempre più timori, tanto da affermare che ormai tutto è compiuto. È il presidente del comitato Nicola Felice ad alzare nuovamente la voce. Inutile ogni tipo di richiesta di mediare la situazione. ASERM e Regione continuerebbero, secondo i diretti interessati, a perseguire il proprio fine. Continuano, ha spiegato Nicola Felice, a uscire notizie sconfortanti sul nostro servizio regionale, per di più per le strutture del Basso Molise. E il peggio, dice Felice, deve ancora arrivare. Il piano operativo, secondo il Comitato San Timoteo, al momento è ben segretato, al punto che rappresentanti parlamentari in Regione ASREM continuerebbero con un silenzio assordante. A disastro avvenuto tutti saranno pronti con le loro dichiarazioni e si stracceranno le vesti. Allo stato dei fatti sembra, concludono dal Comitato, che su San Timoteo sia calato definitivamente il sipario. Riaffiora quindi l'idea di un nosocomio improntato sul primo soccorso, visto anche le notizie che arrivano dal vicino Abruzzo e sul reparto dell'emodinamica. Ma a polemizzare non è più solamente il Comitato per la Salvaguardia del San Timoteo, ma anche Termoli, Bene Comune e Rete della Sinistra, che affermano come ormai sarebbe tempo di lotta per la salvaguardia del presidio. Si chiamano in ballo anche i cittadini che già nella scorsa estate lanciarono segnali importanti con le manifestazioni di piazza che si sono tenute a Termoli. Il consigliere comunale Marcella Stumpo arriva addirittura a parlare di smantellamento dell'ospedale
in un momento in cui tutta la struttura sarebbe già al collasso a causa dei mancati investimenti sempre annunciati e mai messi a punto. La rete della sinistra chiede quindi a tutti i sindaci interessati di indossare la fascia tricolore e di scendere in campo sia a Campobasso che a Roma per chiedere il rispetto del diritto alla salute che per la rete della sinistra in Basso Molise sta lentamente scomparendo. Sono sul piede di guerra anche gli operatori del trasporto pubblico locale, sciopero e sit-in di protesta oggi davanti al Palazzo del Consiglio regionale, lamentano l'indifferenza delle istituzioni, non piace poi il doppio lotto per la gestione del servizio e presto ci sarà un faccia a faccia con l'assessore ai trasporti Vincenzo Niro. Autobus fermi, il personale del servizio urbano ed extraurbano incrocia le braccia, salve solo le fasce di garanzia. In via 4 novembre la protesta degli autoferrotranvieri. Non siamo più disposti a tollerare le drammatiche inefficienze del settore, dicono a gran voce, e l'indifferenza della regione rispetto alle condizioni di sfruttamento del personale. Le criticità sono tante, problemi atavici che si trascinano da tantissimi anni. Sono tanti i motivi della protesta, il più importante, quello principale. Hanno tutto lo stesso valore. Violazione del codice della strada, violazione di normative, mancati stipendi, ce n'è di tutto e di più. Ormai sono anni che viviamo questa situazione e speriamo che prima o poi si possa risolvere. I problemi vanno risolti oggi, non fra 10 anni, perché ne sono passati 25. Quindi speriamo di non dover aspettare altri 25 anni. Tra i tanti problemi, l'agognato e atteso bando di gara di assegnazione del servizio di trasporto locale, garantito ora da una 30ina di imprese, ad un unico gestore, visto da molti come la panacea di tutti i mali. Per i sindacati l'idea della regione di virare sul doppio lotto è un modo per non affrontare e risolvere definitivamente la difficile gestione del settore. No, assolutamente, non ci convince. Per le caratteristiche di questa regione, se noi consideriamo che già le 4 amministrazioni comunali che gestiscono il trasporto urbano hanno deciso, diciamo, di agire autonomamente, quindi parliamo di Campobasso, Termoli, Larino e Isernia, quindi agiranno per proprio conto. Ci rimane il bacino regionale, non ha senso che si prospetti l'ipotesi di un doppio lotto che non trova riscontri in altre realtà regionali. Noi abbiamo già fatto le nostre verifiche su altre regioni che sono anche diciamo, decisamente più grandi rispetto al Molise, dove hanno optato per un lotto unico. Penso ad esempio al caso eclatante della Toscana, ma ci sarebbe anche la Liguria, ci sarebbe anche il Molise, quindi temiamo che questa operazione porti a determinare una situazione che poi in pratica da tutta questa riforma verrà a partorire un topolino e quindi di fatto non assisteremo a quel cambiamento di cui il Molise ha bisogno. Quel bando di gara si sta costruendo a livello nazionale, quindi speriamo che il Ministero dei Trasporti partorisca un qualcosa di buono, però ahimè riscontriamo che si è fatto un po' marcia indietro, non a un bando unico di gara ma alla divisione fare due lotti che noi non condividiamo assolutamente, perché una regione così piccola non va bene. Tutto cambia affinché nulla cambi, uno degli slogan utilizzati nel corso della protesta, terminata quando una delegazione è stata ricevuta in terza commissione consiliare, assetto ed utilizzazione del territorio. Il presidente D'Egidio, il vice Tedeschi, De Chirico, Romagnuolo, Fontana, Greco e Manzo hanno ascoltato le ragioni dello sciopero e aggiornato il tutto ad un nuovo incontro al quale parteciperà anche l'assessore Vincenzo Niro. 800.000 euro in più per i lavoratori ex ITR che serviranno per il loro sostegno, lo ha comunicato il governatore della regione Donato Toma. La dotazione complessiva arriva quindi a 2.300.000 euro, soldi che erano stati richiesti proprio dalla regione. Da stime effettuate, ha detto Toma, questo ci porta a ritenere che siamo in grado di garantire ai lavoratori ex ITR 5 mesi di mobilità.
Sembra essere svanito per il momento l'agognato allargamento della giunta comunale di Isernia, forse a causa della presa di posizione di larga parte della maggioranza e anche di alcuni assessori che non sarebbero d'accordo con questa nomina. D'Apollonio minimizza e dice: ne parlerò con la mia squadra. Sembra essere svanita, almeno per il momento, la possibilità di un allargamento della giunta a Palazzo San Francesco. Le polemiche sorte nelle ultime ore sul decimo assessore hanno indotto il sindaco a concedersi una pausa di riflessione. Esiste da tempo, questo lo sappiamo, un discorso con tutte le forze politiche, in questo caso con i popolari che stanno rivendicando un ruolo di responsabilità, di visibilità all'interno della coalizione di maggioranza, loro sono una forza di maggioranza. Stiamo valutando, insomma, un percorso, se dovesse essere utile per poter proseguire. Io sono il sindaco, quindi il capo di un'amministrazione, e devo difendere l'amministrazione, cioè l'obiettivo dell'amministrazione è quello di portarla fino alla sua, al compimento del mandato, cioè ad arrivare alla fine del mandato. Questo è l'impegno. Poi chiaramente bisogna vedere. La democrazia è fatta di numeri, dobbiamo vedere tutte queste cose. Cioè, diciamo, abbiamo condiviso con i popolari, che prima sappiamo sono fuoriusciti da altri gruppi, consiliari, abbiamo condiviso un programma. Possibile che sul mancato allargamento della giunta possa aver influito la presa di posizione di molti consiglieri e di alcuni assessori, che non hanno metabolizzato la volontà del sindaco di indicare un decimo assessore. Non ho avuto ancora il tempo di parlare con tutti gli assessori, ci vedremo a brevissimo perché poi c'è una riunione di giunta in settimana, ma insomma io tutte queste tensioni sinceramente dall'interno non le vedo. Evidentemente c'è qualche esternazione, bisogna capire da parte di chi, se è vicino all'amministrazione, se è all'esterno dell'amministrazione, non lo so, non riesco a capirlo. Fatto sta che insomma all'interno c'è un gruppo, soprattutto quello degli assessori, molto legato, è una squadra che sta lavorando in maniera seria, non ci sono tensioni, è chiaro che poi ci sono opinioni personali qua e là variegate, però ripeto, non ci sono tutte queste tensioni, questo mi sento di dirlo con tranquillità. Sin qui il ragionamento politico. D'Apollonio deve però convincere l'opinione pubblica sulla necessità di un decimo assessore a un anno e mezzo dal rinnovo del Consiglio Comunale, in una città peraltro agonizzante. Se questa giunta deve servire per poter risolvere, per poter condividere soprattutto delle responsabilità, insomma, e portare avanti un discorso unitario, si può anche valutare, però sinceramente non farei proporzioni di città, perché poi le situazioni sono diverse, sono variegate, è una questione politica, è una questione anche di gruppi, insomma vediamo se ci fosse soltanto un gruppo unico, qui noi stiamo camminando con una coalizione e il discorso è diverso, quindi ci sono delle esigenze diverse. Abbiamo visto le dinamiche da quando si è formato il Consiglio Comunale ad oggi. Le dinamiche all'interno dei gruppi sono cambiate col tempo, voi per le elezioni regionali, voi per le elezioni provinciali, eccetera. Purtroppo il Comune subisce queste ripercussioni, insomma è quasi inevitabile. I carabinieri della forestale a conclusione delle indagini sull'inquinamento del fiume Cavaliere di Isernia hanno denunciato il rappresentante di una società di produzione e distribuzione di calcestruzzo. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri infatti è emerso che le acque di lavaggio degli inerti non venivano immesse nell'impianto di trattamento depurativo per essere poi recuperate e riutilizzate, ma venivano scaricate direttamente in un canale che poi finiva nel fiume. Le analisi di laboratorio hanno permesso di accertare infatti che le acque c'era stata un'alterazione chimico-fisica delle acque proprio a causa della presenza di materiale siliceo biancastro. E i carabinieri di Torella del Sannio hanno arrestato un 26enne isernino, eseguendo così un ordine di carcerazione che era stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Pentro. Il giovane tra il 2012 e il 2014 ha messo a segno una serie di furti che gli sono costati una condanna a 1 anno e 8 mesi di carcere. A giugno è stato riconosciuto inoltre colpevole
di calunnia, per cui gli era stata comminata un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi. Il giovane non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di ravvedimento, né tantomeno si è adoperato per chiedere al giudice la possibilità di espiare le pene che gli sono state comminate in uno dei modi alternativi previsti dalla normativa, quindi è stato arrestato, portato in carcere e lì rimarrà fino al 2022. Ricorderete che a inizio ottobre vi demmo la notizia della decisione della Commissione Tributaria Regionale che condannò di fatto Eni ed Edison a pagare ben 23 milioni di euro al comune di Petacciato per la presenza delle piattaforme in mare. Eni ed Edison non hanno mai pagato le tasse per queste piattaforme. Ebbene, oggi il comune di Termoli ha presentato ricorso contro questa decisione della Commissione Tributaria. Sentiamo perché nel servizio. Il comune di Termoli non ci sta e propone un ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha stabilito che le piattaforme petrolifere che si trovano in località Rospomare ricadono in territorio di Petacciato e pertanto è a quest'ultimo comune che vanno riconosciuti tutti gli oneri. È stata la giunta comunale nei giorni scorsi a prendere questo provvedimento, in quanto nonostante l'impianto della Edison ricada tra Petacciato e Montenero di Bisaccia, gli oneri dovrebbero essere riconosciuti i contributi versati a tutti quei comuni che ospitano la maggioranza del complesso petrolifero. È diventata una sorta di partita a scacchi quella che è in atto tra la compagnia petrolifera e i comuni del Basso Molise che si affacciano sull'Adriatico. Di conseguenza il comune di Termoli non intende cedere a quello di Petacciato, in quanto ci sono in ballo ben 23 milioni di euro e una quota spetterebbe anche al centro del sindaco Francesco Roberti. Il comune di Petacciato e il sindaco Roberto Di Pardo, invece, una volta ricevuta la sentenza favorevole, si sono già messi al lavoro per capire come proseguire e magari chiedere una mediazione per poter poi passare all'incasso rinunciando ad una parte di quanto stabilito. Una questione che dura da anni, ma che si dimostra sempre più complicata e spinosa e nella quale nessuno vuole abbassare il tiro. Il comune di Termoli da anni mette a bilancio l'IMU e la TASI che dovrebbe ricevere dalla Edison. E oggi più che mai, tramite la delibera di giunta in questione, si fa nuovamente avanti per ottenere quanto pensa sia legittimo anche a tutela dell'operato degli uffici dell'ente. È il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per mercoledì 20 novembre. La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante, lasciando in eredità correnti umide occidentali. Si attendono nubi sparse sull'Appennino molisano, ma senza piogge. Ecco le temperature: Campobasso 6-12, Isernia 6-13, Termoli 12-17, Venafro 7-14. Ed ora solo qualche istante di pausa, non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio di Serie D. Partiamo dal Campobasso. Il Lupo non merita di stare in Serie D, così Peppe Incocciati, ex bomber di Milan e Ascoli, attuale allenatore del Fiuggi. Il Romagnoli ha detto nell'intervista: mi ricorda la mia giovinezza quando segnavo tanti gol. Sentiamo. Non ho mai pensato di esonerare Cudini, così il patron del Campobasso Mario Gesuè smorza le polemiche. Del resto l'allenatore eventualmente andava mandato via prima, quando c'era la possibilità di agganciare la vetta. Ora, a tanti punti dal primo posto, non ha alcun senso, anche perché Gesuè, a differenza di molti suoi predecessori, gli allenatori, più in generale i dipendenti, li paga. Certo, il malumore cede forte, d'altronde 2x contro Cattolica e Fiuggi, squadre alla portata che lotteranno per non retrocedere, non erano in preventivo. Con due successi il Campobasso si sarebbe ritrovato in zona playoff invece di leccarsi le ferite e cercare di tenere a bada la contestazione. Una piazza, quella rossoblu, che non merita la Serie D. L'augurio per fare meglio in futuro arriva da Peppe Incocciati, allenatore del Fiuggi, ex bomber di Milan e Ascoli, che al Romagnoli, quando era pieno e in altra categoria, ha giocato e segnato. Beh, un po' di nostalgia ce l'ho avuta quando sono ritornato in questo stadio. Ci ho giocato con il Milan, ci ho giocato con l'Ascoli sempre in B,
e vedere questa bellissima struttura mi fa pensare a due cose importanti e sentimentali della mia vita. Il primo, che questo stadio l'ha costruito un mio ex presidente Costantino Rozzi, e io, insomma, lo abbiamo amato tutti e continuo a amarlo anche se non c'è più. E poi mi ricorda la mia gioventù e qualche gol che ho fatto anche qui dentro. Quindi, insomma, mi dispiace vedere la realtà della squadra, della città, che possa ancora stare in una categoria che non gli appartiene. Però mi hanno detto che la società è una società nuova, una società che sta facendo enormi sacrifici, ci sono buone possibilità e io non posso fare altro che augurare a voi, al Campobasso, ai ragazzi della squadra e a tutta la società di ritornare quanto prima Serie B, perché ci siete stati e bisogna ritornare lì. E parliamo ora del Vasto Girardi, perché dopo la vittoria sul Chieti mister Farina, molto soddisfatto, si è complimentato con i suoi ragazzi. Anche nella sofferenza abbiamo avuto tre situazioni importanti, due con Varzi, una con Fazio, che potevamo chiuderla prima anche, ma noi giocavamo veramente, cioè io vi voglio solo dire che noi negli ultimi cinque, no, avevamo quattro giocatori, di cui due l'anno scorso hanno giocato in promozione, due in eccellenza e uno in Serie D, e giocavamo con una squadra come il Chieti che c'ha attaccanti importanti, quindi la sofferenza è dovuta pure al fatto che noi giochiamo con dei giocatori che ci stanno dando l'anima, e giocavamo contro una squadra che comunque per pareggiare la partita ha giocato con quattro attaccanti, tre attaccanti, a volte tre, a volte quattro, quindi, però io sono stato sempre tranquillo perché ero convinto che comunque mantenendo sempre Varsi, Petrone, Chirimaten, poi con l'entrata di Guadan, di Daguanno, potevamo sempre fare gol noi. Dico, grande primo tempo, no? Primo tempo abbiamo fatto tantissime cose buone, avevamo dei giocatori tipo De Feo che non giocava da parecchio tempo, però grande applicazione, non li facevamo mai ripartire. E poi nel secondo tempo, dai, io ho visto sia razionalmente un bel gioco nel primo tempo e poi ho visto tanto cuore nella difesa. Secondo me è una squadra che punta a salvarsi, deve avere quello e quello, dai. Ed ora il calcio a 5, anche mister Sanginario è molto soddisfatto per la prestazione del CUS che ha vinto sul Barletta. L'allenatore è stato intervistato per noi da Franco Presutti. Marco, viaggiate ad una media di 2 punti a partita praticamente. Sì, 5 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. La cosa veramente positiva è che quello che avevamo detto all'inizio dell'anno, cioè di creare un fortino in casa, ci stiamo riuscendo, e questo è veramente importante perché sappiamo che la salvezza passava per il Palaunimol. Credo che stiamo sopra ogni più rosea aspettativa e la lettura va data ad un gruppo fatto di senior e giovani che veramente stanno dando il cuore in ogni partita. Ancora una bella gara per Mattia. Esatto, Matteo Triglia, un 2000, che proviene dalla Serie C molisana, ha avuto un impatto stupendo sulla categoria. Oggi credo che la vittoria, il grosso della vittoria, sia a merito suo, che si è fatto trovare al punto giusto al momento giusto. Sottolineerei anche il gol di Verlengia, che è un 99, non è under per un anno, lo era l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo tenuto proprio perché sapevamo le sue qualità. Quindi quando i senior non vanno in rete, ci vanno i giovani, questo vuol dire che c'è il giusto mix. Da sottolineare anche l'esordio sia di Badodi sia di Silvaroli, che è un altro under a causa dell'espulsione di Badodi. Ecco, ora si va ancora in Puglia contro il Rutigliano. Sì, la Puglia, i campi pugliesi non ci portano bene, siamo un po' allergici, sia Manfredonia che Cassano gridano vendetta come partite. Speriamo di non commettere gli stessi errori, perché sono state partite molto simili da un punto di vista di approccio mentale e di situazione ambientale. Troveremo la stessa cosa a Rutigliano, quindi proviamo a lavorarci in settimana e vediamo se riusciamo a portare via dei punti da Rutigliano.
Ed ora parliamo di pallavolo femminile di Serie B, scopriamo insieme tutti i risultati della quinta stagionale. Altino Fiamma Torrese 3-1, Arzano Castellana Grotte 3-1, Europeo 92 Isernia Agrigento 0-3, Modica Cerignola 0-3, Santa Teresa di Riva Sant'Elia Fiume Rapido 3-1, Virtus Orsogna Palmi 3-0, riposava il Chieti in questa quinta giornata. In classifica in testa ci sono Agrigento e Cerignola con 15 punti, a 11 Altino, 9 per Santa Teresa di Riva, 7 Arzano, 6 Chieti, Castellana Grotte, Virtus Orsogna e Fiamma Torrese, 4 punti per il Modica, 3 per l'Europeo 92 Isernia che è terz'ultima in classifica al momento, 2 punti Sant'Elia Fiume Rapido, chiude con 0 punti il Palmi. Ed ora la pallacanestro maschile, andiamo a scoprire insieme anche in questo caso tutti i risultati della Serie C Gold. Si è giocata la sesta stagionale ma di fatto solo 3 partite sono andate in porto, ovvero Agropoli Catanzaro 89-84, Bellizzi Salerno 68-60, New Caserta Angri 58-69. È stata rinviata Basket Tirpinia, Basket Venafro per l'impraticabilità del parquet di Avellino, sospesa dopo il primo quarto per anche in questo caso parquet impraticabile Maddaloni Forio, mentre è stata rinviata dopo un accordo tra le due società la partita tra il Globo Isernia e Cercola. Quindi in classifica in testa c'è l'Agropoli con 12 punti, 10 Forio, 8 Angri Catanzaro, a 6 punti Basket Tirpinia, Venafro e Salerno, 4 punti per Cercola e Bellizzi, il Globo Isernia è terz'ultimo con 2 punti, a 0 Maddaloni e New Caserta. Ed è tutto anche per questa edizione del TG che vi ricordo potete rivedere online tramite la pagina Facebook di Teleregione oppure il sito teleregionemolise.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.